Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze. E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messere Monde Pianella, una banca differente che dà fiducia alle tue idee. Stamattina abbiamo onorato il nostro collega Maurizio e ci siamo riuniti alla piazza di Loreto Prutina, piazza Garibaldi. Eravamo circa 180 iscritti e siamo partiti alla volta del giro, il giro turistico nei paesi limitrofi. Preghiamo tutti insieme per il vostro viaggio, per tutte le vostre famiglie. Vogliamo in modo particolare ricordare tutti i morti durante incidenti stradali. Preghiamo tutti insieme come Gesù Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dalla tentazione, ma liberaci dal male.
caffè. Nel frattempo, durante il percorso, ci siamo fermati alla cooperativa Scal, che ci ha offerto un ampio aperitivo e della degustazione dell'olio a Prutino.
Siamo arrivati, diciamo, a Pianella, abbiamo fatto tutta la zona Vestina, la 181 dove si vedevano mari e monti. Oggi stiamo qui per il mototurismo con il Motoclub 2P che ha organizzato questa manifestazione che è dedicata a una persona cara al motoclub, è stato un dirigente del Motoclub 2P di Passo Cordone che è intitolata proprio a un sorriso per Maurizio e qui ecco il Motoclub 2P con il presidente Pietro Ruggero ha risposto egregiamente con una manifestazione ben organizzata. Tornati a Loreto Putino dove ci siamo soffermati a un pranzo presso il ristorante Nuevo. Eravamo circa 180 iscritti. Io mi auguro che l'anno prossimo ne saranno ancora di più. Ringrazio sia i motociclisti regionali che quelli fuori regione perché sono venuti alcuni dalla provincia di Bari a onorarci del nostro Maurizio.
Clemente Sergio, socio fondatore del Motoclub 2P, da circa 34 anni che portiamo avanti questo sodalizio cercando di fare il meglio. E questa è la quinta edizione, un sorriso per Maurizio, che dedichiamo a lui da ogni anno ormai, sperando di fare cosa gradita per tutti, per la famiglia, per noi stessi, pensando che lui sia sempre in mezzo a noi. Io sono contento perché sono nato in una famiglia molto povera. Tanto è vero che quando si andava al mare, a Pescara, tutti i bambini con la sabbia facevano i castelli di sabbia. Io facevo le case popolari. Siamo a Penne, questa struttura alle mie spalle, inquadrata dalla camera di GT Foto Video, doveva negli anni 70 ospitare un manicomio. Oggi, a 7 anni dalla sua realizzazione, è un'opera costata oltre 30 miliardi che aspetta però di entrare in funzione. Lo farà grazie a 2 residenze sanitarie assistite di 120 posti letto destinati a disabili e anziani completamente inabili. I 3,5 miliardi di lavori per attivare la prima residenza sanitaria sono da poco cominciati. Ma intanto sono in pochissimi a sapere che in questa colossale struttura del Carmine c'è un cinema teatro con 352 posti a sedere. È proprio per dare a Penne la possibilità di fruire di questa struttura Penne Democratica, gruppo di minoranza al comune, ha fatto un blitz insieme a Antonino Fabrocino, direttore generale della USL di Pescara. Allora, con noi il direttore generale della ULS di Pescara, Antonino Fabrocino, convocato qui a Penne da Penne Democratica per questa struttura miliardaria che un po' tutta l'area vestina aspetta che possa entrare finalmente in funzione. Ecco, 2 le situazioni che emergono: questa di questo cinema teatro di 352 posti che potrebbe essere attivato, e poi questo grandissimo progetto con 2 residenze sanitarie assistite che dovrebbero veramente far decollare l'opera. Sì, io ritengo il momento molto importante perché finalmente siamo passati, come avevamo promesso del resto, dai progetti ai fatti. Lei sente adesso in questo momento i rumori, sono i rumori dei lavori in corso per l'adattamento della sede a RSA. In più c'è una sala teatrale cinematografica che potrà entro breve tempo essere messo a disposizione della cittadinanza pennese, quindi penso che effettivamente stiamo incominciando a dare, come richiesto, risposte concrete e reali ai bisogni della popolazione. Vogliamo azzardare in conclusione dei tempi? I tempi sono circa un anno perché si possa vedere utilizzata la struttura. Diciamo anche per cautela 1,5 anni perché parallelamente ai lavori di costruzione, di adattamento diciamo meglio, ci sono i lavori per la gestione della struttura. Questa è una grossissima struttura, diventa un polo di eccellenza nazionale e quindi vede impegnato non soltanto la USL in prima persona ovviamente, ma anche l'università, e quindi sarà veramente un grosso complesso e un grosso intervento.
tecla rossa Dipende Democratica, avete invitato il manager Fabbrocino qui perché? Perché noi riteniamo che una struttura come questa, con 352 posti a sedere, che poi oggi abbiamo appurato e anche già collaudata con ingresso autonomo, possa essere immediatamente fruita dalla città. I lavori da fare sono già iniziati e sono pochissimi. È uno spazio che va recuperato e va dato a tutta la città, in particolare ai giovani che hanno una fame così grande di spazi in questo paese. Non possiamo permetterci di avere una struttura del genere chiusa e sconosciuta. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.